Insomma, oggi, Raffaele, io sto tranquillo, sono felicissimo. Avessimo a sapere. Zitto, Cristo, zitto, hai capito? Che cosa stai dicendo? No, dico, avessimo a sapere l'orario. Non c'è detto niente. E tu niente, Alice, è chiaro? A proposito, ti è arrivato il telegramma? Non è arrivato ancora, però Giorgio ha detto che appena arrivo me lo fa trovare a portare su. Ehi, ma tutti dite che state dicendo? State confessando? No, stiamo dicendo, oh, come siamo felici. Chi è felice? Il direttore. Ma perché siete felici voi? Io sono felice, Raffaele, perché ho portato questo punto vendita ad alti livelli. E io sono convinto che questo ultimo lancio pubblicitario che stiamo facendo sancirà la mia incoronazione a venditore dell'anno, del secolo. E io sono convinto, Raffaele, che da qua nessuno mi sposta più. Le ultime parole famose. Che sta succedendo? No, non è niente, quella è allergica. Allergica? È allergica. Ma che è allergica? Al caffè. Ma quando l'hai messa ad allergica? Sì, al caffè? Quando si porta il caffè a letto, vedete? Lo porto sempre. Tu non lo devi portare il caffè a letto, hai capito? Ah. Ma è lì vedo su vaccacuolo se sei allergico al caffè. Ma è strano, non è messa ad allergico. Il caffè, ma tutti in abbotto oggi allergico al caffè. Perché comincia un po' la vecchiaia, sono i primi sintomi. E che lo può essere? Che lo può concettini? Già si sta avviando. È andata molto, capito? Vabbè, allora facciamo una cosa, io vado giù a pianificare un po' questa mia campagna pubblicitaria, concettino vestito da cialda. Bene, bravo. Vado giù, mi raccomando. Mi raccomando, quando pianificate. Va bene. Oh. E cosa c'è? E lì vado su pacca gola, se si allergico al caffè, ma non capisco. Con la vite, concetto. Vabbè, ma glielo dobbiamo dire noi. Vabbè, piano piano, che vuoi fare? Ah. Era così, vai dallo sposino, faccia a dare una mano a pigliare le crostate, rustici, facci una mano a scendere. Ma hai detto molto crostate, molto rustici. Non ti preoccupare. Raffaele, non mangia niente, però. Io ma mangio i rustici e crostate. Io controllo, io degusto e poi lo faccio da gustare prima a mia moglie. Se no, come si fa? Sette buone, con c'è. Già, tu.